E allora parliamo di gimbal oggi, o gimbal come preferite, con questo Fejutech AK4005. Guardate qua che roba, ve lo faccio vedere meglio. Tutto quello che vedete qua è in confezione e c'è anche altro. Questo mostro costa circa 700 euro e va in diretta competizione con il Ronin S, per quanto lui nella confezione abbia molta molta più roba. Ad esempio trovate il controller Bluetooth che io adesso ho collegato qua, ho attaccato qua a questo braccio che è sempre in confezione, ma che voi potete usare anche a distanza, ovviamente con il supportino per smartphone che trovate incluso. Poi sempre c'è un treppiede di qualità, questo qua sotto, che è molto spesso, è molto gommato, è un'ottima cosa, non è il solito leggerino che trovate in kit. Poi c'è il modulo per il follow focus, poi ci sono mille cavi, mille viti con diverso passo, poi c'è l'attacco qua, la piastra compatibile con Arca e con Manfrotto PL501, quindi non dovete cambiare piastra quando passate ad altre attrezzature Manfrotto. E poi c'è altra roba, compreso questo braccio leggerissimo perché è tutto in fibra di carbonio, che vi permette di avere una leva superiore e quindi fare i movimenti in maniera molto migliore. Il solo corpo senza batterie pesa 1,6 kg, ma il peso supportato da lui, le camere che lui supporta, arriva a 4,6 kg, quindi state secondo me abbondantemente dentro quello che può essere l'utilizzo con una reflex, con una mirrorless recente, no? Sony, Canon, Panasonic, Nikon, Fujifilm, quello che volete, con una bella ottica riuscite assolutamente a starci dentro. Io però l'ho scelto per un altro motivo, mi servirà probabilmente questo inverno per fare dei viaggi, dovrò portarlo un po' con me, e lui è uno di quelli, e non si direbbe, no, a guardarlo così, più semplici da smontare, più semplici da trasportare nello zaino oppure nel bagaglio a mano, come ho fatto io a Matera, ad Amsterdam, perché si smonta quasi completamente la parte sopra, la parte sotto, le batterie, e perché ha una genialata, ovvero dei sistemi qua, dei blocchi per mantenere stabili i tre assi, e questo vi permette appunto di portarlo bene, perché voi lo bloccate in questo modo, lo mettete così nel trolley e così resta, non c'è rischio che si muova, ma soprattutto vi permette di calibrarlo in un attimo, perché voi vi potete concentrare su un asse alla volta. Regolate questo, poi lo bloccate, regolate l'altro, poi lo bloccate, regolate il terzo, poi lo bloccate, alla fine sbloccate tutto ed ecco che avete il vostro setup calibrato. È tutto molto semplice, ci sono anche queste leve che permettono di muovere, no, andare avanti e indietro e cercare ovviamente il bilanciamento perfetto con la vostra camera, con quello che dovete fare, però appunto tutto questo poi può essere facilmente replicato una volta che siete sul pezzo, una volta che dovete fare delle riprese, quindi voi a casa potete fare il grosso e poi dopo arrivare là e in 5 secondi siete davvero davvero operativi. Inoltre ha un grosso display touchscreen qua davanti che vi permette di gestirlo completamente, cambiare le sue modalità di lock, pan, follow oppure tutto bloccato con le dita mentre lo state utilizzando. C'è anche un'ottima ergonomia perché voi ve lo trovate qua davanti e con il pollice riuscite a gestire queste informazioni qua, riuscite ad attivare queste informazioni. È tutto molto reattivo, l'interfaccia è molto reattiva, con il pollice appunto voi entrate bene nei menu e avete a disposizione tutti questi tasti che vi permettono di gestire poi tutti gli extra, come muovere i motori, come attivare o meno la registrazione, fare il mezzo scatto per la messa a fuoco con questo posteriore per dire, e regolare soprattutto tutto questa rotellona qua, che è molto fluida, è molto diciamo frizionata, in diversi modi, quindi voi potete fare in modo che girando questa giri il motore, oppure che girando questa si attivi lo zoom, oppure che girando questa si attivi il focus, insomma potete configurarla a piacere, sempre attraverso l'unico display, e quindi senza avere per forza la necessità di usare l'app o comunque andare nel menu. E questa è una comodità secondo me fantastica. Ci sono poi tanti modi di utilizzo, anche per queste cose vi rimando al sito ufficiale perché sono troppi per descriverli così in un video. Quello che mi è piaciuto di più è il time lapse programmato, ovvero voi dite in quanti secondi deve essere fatto il movimento, punto di partenza e punto di fine, premete il tasto e lui ecco che si muove. E questo può servire anche per fare dei movimenti di macchina quando dovete riprendere, che ne so, un paesaggio oppure un soggetto, oppure assolutamente un portatile, no? Chi fa un lavoro come il mio deve fare un movimento fluido senza slider, con questo riesce
a farlo. E non mancano quelle due o tre chicche, come la modalità selfie che gira la camera verso di voi, come la modalità verticale che fa appunto mette la camera in verticale, e come la modalità inception che vi permette di puntare lo stabilizzatore così davanti a voi e fare una rotazione completa di 360 gradi da un lato, dall'altro, singola o continua, tutto gestibile sempre dal solito touchscreen, cosa molto molto comoda. E quindi cose anche abbastanza divertenti, no? Funzioni anche divertenti e un po' creative, per quanto poi è sempre la solita roba che usate una o due volte e poi vi dimenticate, perché il succo di uno stabilizzatore così è che deve stabilizzare il movimento, quindi quando vi avvicinate, vi allontanate, quando fate le scale, quando correte, tutte queste cose qua. Lui secondo me le fa davvero davvero bene. Io l'ho provato con una Canon EOS R a Matera, con tutte quelle scale, tutte quelle strade strane, e lui ha fatto delle riprese molto fluide secondo me, e sono delle riprese fatte, quelle che vedete adesso, a 60 frame per secondo o meno. Se voi lavorate con il rallentatore, con lo slow motion, ecco che tutto diventa molto molto più fluido. Lo stesso l'altro giorno qua dietro a Villa Torlonia sono andato a fare così delle riprese sullo stirrato, camminando con lo zainetto, nulla di complesso, nulla di ottimizzato, e lui ha tirato fuori davvero della bella roba. L'autonomia stimata è di 12 ore, c'è il caricatore USB incluso nella confezione ovviamente. 12 ore secondo me sono reali, ma dipende anche dal peso che ci mettete sopra, dipende dai movimenti soprattutto che andate a fare. Sappiate che io in tutti questi 3 mesi l'ho caricato soltanto 2 volte, questa è ancora la sua seconda carica, e lo stesso vale per il controller qua Bluetooth che ha una batteria a parte, e quindi insomma l'autonomia per arrivare a fine giornata non dovrebbe assolutamente essere un problema. Non ho avuto problemi di collegamento con l'app, che ho trovato anche abbastanza reattiva, però sono dettagli secondo me, perché ripeto, quello che deve fare lui è essere affidabile nella stabilizzazione, offrirvi un quantitativo di accessori che si adatta a tutti i vostri lavori e essere affidabile anche appunto quando avete poco tempo, dovete andare là, attaccare la macchina e registrare, non potete passare 20 minuti a ristabilizzarlo, e lui riesce a farlo assolutamente assolutamente bene. C'è un difetto però costruttivo, qualitativo meglio, è una cosa che hanno riportato anche altri: queste due viti qua del blocco sono probabilmente fallate, la filettatura è un po' troppo stretta, e quindi voi dovete un po' impazzire per inserirle entrambe. Dopo qualche giorno insomma di metti e togli, la filettatura si allarga, però ecco, se vi arriva il modello nuovo e non riuscite a mettere tutte e due le viti qua del braccio, beh, sappiate che vi basta un pochetto insistere. È però probabile che l'azienda abbia risolto insomma nelle produzioni successive. Questo è stato uno dei primi ad essere distribuito, perché mi è arrivato lo scorso giugno, magari adesso ecco hanno risolto. E questo è tutto quello che ho da dirvi sulla K4005 di Feiutech. Davvero un bel bestione, mi è piaciuto parecchio, prendetelo in considerazione se fate un lavoro che richiede uno strumento del genere. Non è tanto una questione di investimento, perché questi sono soldi assolutamente ben spesi, se vi serve quel qualcosina in più per migliorare la vostra creatività, per fare quei movimenti che altrimenti in altri modi non riuscite a fare. Se il vostro cliente richiede queste cose, lui vi assiste secondo me nel modo corretto. Però se siete tipi che vanno in giro con lo smartphone, se non avete bisogno di strumenti così, se fate video appunto, se riuscite a trasmettere meglio quello che volete dire, video, foto, che sia, con lo strumento che avete già, con il vostro smartphone, con la vostra compattina, non è lui a fare di un lavoro un buon lavoro, ma è appunto la capacità di dire qualcosa, di aggiungere qualcosa. E questa non la ottenete comprando nuova attrezzatura, non la ottenete con una buona ottica, non la ottenete con un buon corpo macchina, ma la ottenete con appunto la capacità di sapervi esprimere. E per esprimere voi stessi dovete prima conoscere voi stessi, e per conoscere voi stessi dovete fare esperienza nella vita, nel mondo. E quindi chiudete questo video e uscite fuori a fare qualcosa di migliore. Ciao!